Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di una retrospettiva dedicata al Plus 4, Commodore Plus 4. Attenzione gente, nella linea Commodore 264, quindi del Plus 4, Commodore 16, del Commodore 116 ne ho già parlato, ma in questo podcast faremo una retrospettiva commerciale storica. Non ci porremo domande sulla utilità o meno di collezionarli. Infatti in questa retrospettiva cercheremo di capire perché la Commodore propose tra il 1984 e il 1986 la linea di computer 264. La linea Commodore 264 si riferisce ad una serie di computer Commodore tutti dotati del chip TED. Le macchine erano tra loro compatibili, ma erano incompatibili con il Commodore VIC-20 quanto con il Commodore 64. Commodore 116, proposto da Commodore nel 1982, fu tolto dal mercato nel 1986. Fu un enorme flop commerciale, tanto quanto il Commodore Plus 4 ed il Commodore 16. Commodore 116, quello che vedete a video, era il clone del Plus 4. Il Commodore 116 differiva dal Commodore Plus 4 perché il Commodore 116 aveva 32K di RAM e una tastiera di minore qualità rispetto alla più ergonomica e dignitosa tastiera QWERTY del Plus 4. Lasceremo il Commodore 116 per parlare brevemente del Commodore Plus 4 e poi faremo un viaggio nel tempo esplorando il manuale utente del Commodore Plus 4, cercando di capire la follia Commodore di proporre una linea di home computer che erano incompatibili con il best seller Commodore 64. Il Commodore Plus 4 aveva indistintamente una CPU 7501 oppure una CPU 8501. Entrambi erano CPU compatibili. La versione del Plus 4 con uscita PAL aveva la CPU da 1.7 MHz, mentre il Plus 4 con uscita NTSC aveva la CPU a 1.79 MHz. Commodore Plus 4 aveva 64K di ROM con sistema operativo e BASIC, e poi aveva 64K di RAM, oltre al chip TED che si occupava di audio e video. Ecco, la presenza di questo chip TED lascia a mio avviso accreditare l'ipotesi che la Commodore ebbe a proporre questa linea di computer incompatibili con il Commodore 64 perché alla MOS Technology, che era una società controllata e collegata della Commodore, avevano sviluppato il chip TED. Ormai l'avevano fatto e a qualcheduno lo dovevano rifilare. Vedremo un po', andando a scavare intorno alle caratteristiche del Plus 4, se questa ipotesi è vera, diciamo è vero, perlomeno ragionevolmente plausibile. Ora, la versione più accreditata vuole che verso la fine del 1982 la Commodore pensò di produrre un nuovo computer per contrastare la concorrenza del Sinclair ZX Spectrum, che è un prezzo di vendita molto aggressivo. Fu così ingegnerizzata da Commodore la linea 264 con il Commodore 116 e il Plus 4, e poi si aggiunse anche il Commodore 16. Tutte e tre macchine incompatibili con il VIC-20 e con il Commodore 64. Sorge spontanea una domanda, che anche a mio avviso è anche piuttosto banale. Allora, il VIC-20 fu proposto nel 1982 e fu subito un grande successo commerciale per Commodore. VIC-20 però scomparve dal listino Commodore quando il Commodore 64 fu proposto. Ora, se alla Commodore volevano veramente arginare le vendite del Sinclair ZX Spectrum, perché non continuarono a vendere il VIC-20 al prezzo dello ZX Spectrum? Bella domanda. Oppure, perché non costruirono un VIC-32K partendo dalla base del VIC-20, quindi aggiungendo un po' di RAM, però togliendo tutte gli spinotti e le prese che erano superflue, che non si trovavano sullo ZX Spectrum, lasciando quindi all'immaginifico
Commodore VIC 32 solo l'uscita video audio e prese per registratore joystick, andando a togliere dalla motherboard del Commodore VIC 20 la presa cartuccia, la seriale e la presa disk drive. Bella domanda. Comunque, nel giugno del 1984 il Commodore Plus 4 fu venduto a $299, ma fu un flop commerciale. Nel 1986, l'anno del ritiro, il Plus 4 prezzava $79, ma non se lo accattava comunque nessuno e tutti preferivano il biscottone Commodore 64. Cerchiamo di capire il perché di questo enorme flop. 1. L'incompatibilità con il VIC 20 e il Commodore 64. Fu sicuramente la causa principale. C'era, all'epoca, già un'enorme massa di venduto di Commodore VIC 20 e Commodore 64. Entrambi erano compatibili, tutto il parco software del Commodore 64 e del VIC 20 non funzionava sul Commodore Plus 4. Ora, il Commodore 64 come il Commodore VIC 20 erano prevalentemente usati dai propri utenti per i videogiochi, perché i programmi di produttività personale erano scadenti sul Commodore 64 e sul VIC 20 non c'era RAM a sufficienza per fare delle ricerche o, diciamo, elaborati di scuola. Il disk drive 1551, seconda ragione pensata per il Plus 4, era incompatibile per Commodore 64, quanto i drive per Commodore 64 erano incompatibili per il Plus 4. Terza ragione, inoltre, il Commodore 64 continuava ad avere prezzi calanti sul mercato, sostenendo il suo grande successo in quanto la circuiteria del Commodore 64 beneficiava di economie di scala e miglioramenti di prodotto dalla MOS Technology, per cui il costo di produzione del Commodore 64 scendeva, garantendo comunque profitti a Commodore e prezzi calanti del Commodore 64 sul mercato, prezzi calanti che sostenevano il grande successo del Commodore 64. Pensate che dal 1984 fino al 1994, la chiusura di Commodore, furono venduti 16 milioni di pezzi di Commodore 64 contro gli appena 400.000 pezzi del Commodore Plus 4. Era davvero così orrendo il Commodore Plus 4? Andiamo ad esplorare il manuale utente del Commodore Plus 4. Eccolo qua, manuale in italiano. Facciamo un viaggio nel tempo e andiamo a esplorare com'era questa macchina. Dunque, manuale utente. Da cosa era composto? Capitolo 1, disimballare e installare la macchina. Capitolo 2, uso del tastierino e dello schermo. Uso del software, avviamento della macchina, numeri e operazioni aritmetiche, nozioni fondamentali di programmazione del BASIC. Capitolo 7, uso della grafica e del colore. Capitolo 8, come produrre suoni e musica con il Plus 4. E poi un prontuario Commodore per quanto riguarda il BASIC. Abbiamo tutta una serie di variabili, praticamente tutti i comandi, istruzioni BASIC, funzioni variabili, messaggi di errori, codici hash e altre, diciamo, informazioni tecniche. Eccolo qua, questo era quello che pensavano di vendere alla Commodore: il monitor, il computerino, due joystick e le stampanti e il disk drive. Il disk drive era solo per il Plus 4, incompatibile con il Commodore 64, mentre le stampanti invece no. Andiamo a vedere, eccolo qua, il Commodore Plus 4, 64K di RAM, e poi praticamente c'è 8 tasti funzione e vari comandi, risoluzione dello schermo 320x200, praticamente era una cosa simile a un po' al Commodore 64. Vediamo un po', questo le fotografie in bianco e nero, registratore, il disk drive, ovviamente stampante, il joystick, questo era, diciamo, quello che si poteva mettere. Il disimballaggio, cosa si trovava? Si trovava l'alimentatore esterno come il Commodore 64, molto compatto il Plus 4, cavetto per agganciare, diciamo, al televisore. Cosa c'erano? Vari spinotti,
che era dotato, diciamo, di un equipaggiamento molto simile per quanto riguarda, diciamo, le varie prese, simili al Commodore 64, presa per stampante, disk, il vano di per cartuccia, uscita, presa per stampante, disk drive. Non è che poi cambiasse poi molto per quanto riguarda le uscite. Porta seriale, eccola qui, quindi joystick, connettori, più o meno è sempre la solita roba. Il problema è che era completamente incompatibile. Vediamo un po' che cos'altro si trova. Vabbè, l'utilizzo del registratore, del disk drive, delle stampanti, capitolo 2, uso della tastiera e dello schermo, vari comandi che si potevano con tasti speciali, tasti funzione, tasti del cursore, del tasti funzione, vediamo un po', vari tasti grafici, perché come il Commodore 64 e Nintendo c'erano caratteri speciali di tipo grafico. Uso del software, introduzione al basic, cartucce, cassette, dischi. Eccoci qua, vi spiegava un po' come agganciare le varie periferiche, il registratore, come disk drive. Quindi era essenzialmente molto molto basico. Avviamento, qui siamo già a 40, pagina 43, e siamo sempre ancora con i rudimenti su come adoperare la macchina. Quindi un manuale per adesso estremamente basico, molto più basico rispetto a quello, cioè un bel manuale del Commodore 64. Abbiamo informazioni molto più compatte. Questo era estremamente, informazioni estremamente diluite. Numeri e operazioni aritmetiche, ecco, si comincia a vedere la funzione print, siamo già a pagina 60, mentre diciamo sul manuale del Commodore 64 qui, diciamo, l'utilizzo, l'impiego della programmazione, i primi rudimenti si cominciano a vedere prima. Vediamo un po' altre cose che si potevano trovare. Capitolo 6, nozioni fondamentali di programmazione. Vediamo un po' su Brutim, annotazioni e con istruzioni condizionali, cicli e funzioni di input output. Vediamo un po', si introduce quindi alla programmazione con esempi semplici in cui si utilizza praticamente i vari comandi che vengono spiegati. Quindi ogni comando viene praticamente illustrato con un esempio pratico e anche in modo astratto. Uso della grafica e del colore, animazioni, controllo dei colori e vabbè quant'altro. Vediamo un po', si segue sempre la stessa logica. Comando generale con piccoli esempi grafici in modo da esempi di programmazione, in modo per comprendere l'utilizzo del comando. Siamo sempre ai livelli come produrre suoni e musica con il plus K4, con il comando vol e sound, scale musicali. È indubbiamente un basic un po' più evoluto per quanto riguarda rispetto al Commodore 64, che invece voleva pick e poke. Vediamo un po', prontuario del plus 4 Commodore, vediamo cosa c'è. Qui sono illustrati i comandi in modo astratto con la relativa sintassi spiegata comando per comando. Va bene, questo diciamo per quanto riguarda la programmazione del basic. Vediamo un po' cos'altro c'è. Il linguaggio indubbiamente si imparava, non era neanche fatto male questo manuale, diciamo, partiva molto lento ma poi diciamo le spiegazioni venivano date, diciamo paragonabile, abbastanza paragonabile al Commodore 64, quel manuale del Commodore 64, anche se vediamo un po' ci sono differenze oppure no. Ci sono le varie abbreviazioni con tasti dei comandi,
cos'altro c'è? Questi sono sempre sintassi, messaggi di errore, erano i messaggi di errore. Vediamo un po'. Caratteri speciali, sezione 7, qui siamo già a utilizzo dello schermo con le varie mappe, codici ASCII, registri sonori, programmi di prova per provare a utilizzare, quindi e programmare i registri di controllo. Quanto riguarda questo qui, chipset era del plus 4, probabilmente il chip 10, no, RS232. Ah, ok, questi qui sono praticamente i registri per quanto riguarda la comunicazione, scritto qua, dell'avvio della, con la RS232. Sintassi del BASIC, sono i registri di controllo nella decodifica del linguaggio. Va bene, non più di programmi BASIC, basta. Diciamo che come informazioni generali ce n'era una sufficienza, ma a mio avviso questo manuale è un po' più scarno rispetto alla massa di informazioni tecniche che si possono ritrovare sul Commodore 64. Comunque, diciamo, la programmazione la si poteva sicuramente imparare con esempi pratici e anche con tutta una sintassi pienamente illustrata. Ora, quello che a mio avviso proprio non hanno sbroccato di fuori quelli della Commodore è il fatto di aver fatto una macchina che indubbiamente era incompatibile con il Commodore 64, che era un best seller e che è continuato a rimanere un best seller. Quindi il sospetto a mio avviso che quelli della Commodore dovessero piazzare il chip TED a qualcuno, perché ormai l'avevano fatto e andava rifilata a qualcuno, a mio avviso rimane forte, perché l'ipotesi che questa macchina sia nata come praticamente macchina per contrapporsi allo ZX Spectrum è debole, dato che si poteva continuare a vendere sul mercato il VIC-20 ad un prezzo molto molto basso, oppure aumentare un po' di RAM nel VIC-20 per portarlo ai 32K come lo ZX Spectrum. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.